Buonasera a tutti amici, buonasera, sono le 17.49 di giovedì 31 ottobre. Ho deciso di fare questo video e ritengo sia importante fare questa precisazione. Sì, è giunto il momento. Prima di passare al contenuto del video, voglio fare una precisazione in merito al video precedente, ai video precedenti dove parlo del metodo legale per uscire dai testimoni di Geova. Mi sono messo a disposizione per eventuali due facsimili, appunto, per chi si vuole dimettere e per chi vuole avvalersi del diritto all'oblio. Non ho mai specificato però che quando inviate le lettere, se le dovete spedire, se le spedite, insieme dovete necessariamente allegare fotocopia del vostro documento d'identità. È importante, potrebbe inficiare l'intera lettera, insomma, il documento, la fotocopia del vostro documento d'identità nella busta chiusa con la lettera che voi spedite. Mi raccomando, fate passaparola, perché questo è un dettaglio importante. Perdonatemi se ho omesso di specificare questo, insomma, in tutto il discorso. Bene, passiamo ora però al contenuto e allo scopo di questo video. La domanda è questa: i testimoni di Geova sono pedofili? I testimoni di Geova sono pedofili? Dici, ma che domanda è? I testimoni di Geova sono pedofili? No, perché nell'era dei social, nell'era dei canali informatici, dei canali mediatici, nell'era in cui anche gli stolti hanno preso la parola e fanno informazione su qualsiasi canale, insomma, che siano piattaforme social o canali video, sento spesso dire: i testimoni di Geova sono pedofili, i testimoni di Geova sono, siete dei pedofili, voi testimoni di Geova siete dei pedofili. E questo spesso lo sento dire a ex testimoni di Geova, quindi a fuoriusciti, nonché a coloro che appartengono ad altre organizzazioni che non hanno mai sofferto i testimoni di Geova. Sento spesso lanciare questa accusa: voi siete pedofili, voi proteggete i pedofili. Accuse di questo tipo nei confronti di questa associazione. Voi sapete che io sono per un'onesta informazione, credo e desidero continuare a fare informazione seria, senza mai esagerare, ma dire le cose per come sono, in maniera oggettiva. L'onestà prima di tutto, sempre. Anche perché questo grossolano errore, questa menzogna da parte di chi definisce i testimoni di Geova pedofili, serve sul piatto d'argento la controrisposta di questa organizzazione, che nel tentare di dimostrare che non sono pedofili e che non incoraggiano la pedofilia, spostano il problema e quindi da vittime diventano, dal torto passano alla ragione. Perché? Perché noi gli stiamo sollevando contro di loro un'accusa infondata. I testimoni di Geova sono pedofili? Incoraggiano la pedofilia? Ebbene, per il fatto che in tutto il mondo sia venuto fuori lo scandalo dei tanti reati di pedofilia, delle migliaia di reati di pedofilia avvenuti all'interno delle comunità in tutto il mondo di testimoni di Geova, non significa che essi siano pedofili. Come non significa che i sacerdoti siano pedofili. Non si può dire: ah, i preti sono pedofili. Certo, tra loro ci sono sacerdoti pedofili, lo sappiamo, grazie ai mezzi di informazione che tra l'altro stanno spingendo molto nel smascherare i preti pedofili, ma poco ci parlano della pedofilia all'interno di queste sette americane. Questa è una parentesi. Perciò non è sensato,
non è sensato, non è corretto definire i preti pedofili solo perché tra loro ve ne siano alcuni che effettivamente commettono questo reato. La società Torre di Guardia, tra l'altro, non possiamo dire che abbia mai incoraggiato la pedofilia. No, dobbiamo essere onesti in questo. Possiamo dire tante cose contro questa associazione, possiamo dire tante cose contro la società Torre di Guardia, ma non possiamo onestamente dire che la società Torre di Guardia abbia mai incoraggiato assolutamente la pedofilia. Anzi, a modo suo, la società Torre di Guardia, in modo abbastanza maldestro direi, ha sempre fatto in modo di prevenire questo reato. Beh, loro lo chiamano peccato, in realtà è un reato. A noi poco ci frega se per loro questo è un peccato. È un reato, è prima di tutto, per la nostra Costituzione, per la maggioranza delle leggi di questo pianeta, delle nazioni di questo pianeta, è un reato la pedofilia. Non lo è ovunque, non è ovunque in tutti gli stati un reato, non in tutte le culture questo è un reato, non in tutte le civiltà questo è un reato, ma nella maggioranza degli stati occidentali e in resto del mondo sì, lo è. E poco ci importa, ripeto, che questo sia anche un peccato, non ce ne frega niente. L'aspetto teologico di questa azione non è di nostro interesse. Il problema della società Torre di Guardia, se vogliamo proprio dire, è dei Testimoni di Geova, è un altro, è stato sempre un altro: salvare la faccia dell'organizzazione, apparire a tutti i costi i migliori del pianeta, per non far perdere forza alla propaganda che mira, alla loro propaganda che mira a far crescere l'associazione. Loro fanno di tutto per salvare la reputazione dell'associazione e dei loro dirigenti, attenzione. Sanno che una visione più realistica della loro associazione nel mondo gli farebbe perdere consensi popolari e anche istituzionali. Soffrono insomma di ansia di prestazione, devono a tutti i costi distinguersi e dare l'impressione di essere i puri, perché il tutto possa fungere da specchietto per le allodole e dunque attirare l'interesse di nuovi eventuali proseliti. E dunque nella loro stupidità e nella loro ignoranza la società Torre di Guardia ha sempre cercato di gestire il problema tenendo fuori le autorità competenti e dando la patata bollente in mano a gruppetti di leader che loro chiamano anziani, gente priva di istruzione magari, senza competenze in campo giuridico, che hanno dovuto seguire comunque le direttive della società Torre di Guardia, che gli diceva di pretendere dalla parte accusata due testimoni. Cioè, secondo la società Torre di Guardia, chi accusava qualcun altro di molestie e di pedofilia doveva portarsi dietro due testimoni. Ma avete mai visto voi un pedofilo che in presenza di due testimoni si accinga a reati di questo tipo? È stupidità questa da parte della società Torre di Guardia? Certo lo è. Pensate che loro si definiscono ispirati da Dio, quindi sarebbero stati ispirati dal Dio nel concepire questo tipo di procedura, sarebbero stati ispirati dalla parola di Dio a istituire questo tipo di procedura per gestire casi di questo tipo. Ammazza, vi ha ben ispirato questo Dio. Ah, ma adesso no, non sono più ispirati, hanno ribadito di non essere ispirati, ma sono saggi. Ah, beh certo, si vede benissimo quanto siete saggi, si vede proprio da lontano. Ad ogni modo, appunto, gli anziani sono stati costretti a tenere fuori sempre le autorità
e per cui se l'accusato non poteva andare lì ad accusare qualcuno con due testimoni, ecco, il caso non poteva essere esaminato. E invece di spostare il caso in mano alle autorità competenti locali per permettere di fare indagini e di occuparsi della questione, veniva intimato alla famiglia di tacere, di stare zitti, di mettere la coda tra le gambe e andare a casa e aspettare che tutto si tranquillizzasse. Avete capito qual è la questione? Si può dire, a motivo di tutto ciò, possiamo dire i testimoni di Geova sono pedofili, la società Torre di Guardia copre i pedofili? Beh, direi che non è proprio onesto esprimerci in questo modo. Vi voglio leggere ciò che viene scritto nel KS. Il KS è il libro guida fornito appunto ai capi di ogni congregazione, ai leader, quelli che loro chiamano anziani, come appunto ho detto prima. Al capitolo 14 trattano appunto la questione proprio pedofilia. Vedete come si esprimono al punto 4 del capitolo 14, ve lo leggo testuale. Dal punto di vista biblico, gli abusi sessuali su minori costituiscono un grave peccato. A noi non ce ne frega niente del punto di vista biblico. Chiusa parentesi. I testimoni di Geova detestano gli abusi sessuali su minori, affermano. Pertanto, la congregazione non protegge nessuno che commetta simili azioni ripugnanti dalle conseguenze del suo peccato. L'intervento della congregazione in accusa di abusi sessuali su minori non sostituisce l'intervento delle autorità. Attenzione, questo però è un libro ristampato di recente. Eh sì, perché già nel 2015 la società Toro di Guardia, attraverso i suoi capi leader, comunicava al mondo intero, insomma, che gli anziani appunto avevano ricevuto questa nuova disposizione a seguito del casino che è esploso in tutto il mondo, vedi Australia, vedi Canada, vedi Stati Uniti, vedi Belgio, vedi Inghilterra, dove vi sono stati denunciati e sono venuti a galla migliaia di casi di pedofilia, di gente che appunto l'ha subita ma che non ha ricevuto giustizia, gente che ha subito questo abuso ma non ha potuto ricevere giustizia perché a differenza di come adesso, ora ve lo leggo fino in fondo, pertanto la vittima e i genitori e chiunque presenti un'accusa di questo genere agli anziani dovranno essere informati chiaramente che hanno il diritto di denunciare l'accaduto alle autorità. Gli anziani non giudicano chi decide di farlo. Secondo voi perché nel 2019 la congregazione, cioè il corpo dirigente di questa associazione ha dovuto nel KS, in questo libro guida per gli anziani, ha dovuto fare questa precisazione? Perché ha dovuto fare questa precisazione? Perché precedentemente era esattamente il contrario. È chiaro? Poi continuano. Punto 5. Le scritture affidano ai genitori la responsabilità di educare i figli e di proteggerli. Essendo pastori spirituali, gli anziani, i leader capi di ogni comunità, possono aiutare i genitori ad assumersi le loro responsabilità scritturali. Cioè, in pratica, dicono insomma, che quando accade qualcosa del genere, la famiglia deve assumersi anche delle responsabilità per quanto accaduto. Al punto 6 dicono: gli abusi su minori costituiscono un reato, finalmente. In alcuni ordinamenti giuridici, chi viene a conoscenza di un'accusa di abusi su minori potrebbe essere tenuto per legge a denunciarlo alle autorità. Qui c'è un potrebbe. Cioè, non spingono mai tutto in quella direzione. Se possono, ancora oggi, cercano di evitare che appunto le autorità competenti possano entrare nel merito
di queste questioni. Però al punto 4 ribadisco, dice: pertanto la vittima, i genitori e chiunque presenti un'accusa del genere, gli anziani non giudicano chi decide di farlo e quindi la famiglia ha diritto di denunciare l'accaduto all'autorità. Per cui, questo per dire cosa? Che continuare da ex testimoni di Geova, da fuoriusciti da questa associazione e da gente che non sopporta i testimoni di Geova, continuare a definirli pedofili, no, non va bene, non è onesto da parte nostra se ci comportiamo in questo modo, se assumiamo questa posizione nei confronti di questa associazione. Da ragione passiamo a torto. E poi a questo punto c'hanno ragione i testimoni di Geova, hanno ragione quando dicono che gli apostati, i fuoriusciti sono falsi, sono calunniatori, mentono, distorcono la realtà, si inventano le cose. Beh certo, se ci concentriamo nel dire che i testimoni di Geova sono pedofili, i testimoni di Geova nascondono i pedofili, proteggono i pedofili, signori, non è vero, non è mai stato vero, non è mai stato vero. Questa associazione, gestita da 8 cialtroni americani, da 8 dementi, purtroppo ha gestito male la situazione, hanno mal gestito la situazione e si sono preoccupati, cosa molto grave, chiudiamo il capitolo, la cosa molto grave di questa gente è che si sono sempre preoccupati di proteggere la loro reputazione, la loro faccia, a scapito di chi aveva subito un abuso, a scapito della morale, della psiche e di tutto quello che lo stato emotivo che poteva riguardare chi aveva subito questo abuso, dove sentiva la necessità di ricevere giustizia, dove sentiva la necessità di fare chiarezza su quanto accaduto, di non sentirsi sporco, magari anche in colpa per quello che era accaduto, che magari qualcuno competente, psicologi, investigatori e quant'altro si sarebbero dovuti prendere cura di queste famiglie nonché del soggetto abusato. Ecco, questi 8 cialtroni americani, saggi o ispirati da Dio che dir si voglia, nella loro essenza di esseri spirituali attaccati alla guida delle scritture arcaiche di migliaia di anni fa, dove era chiesto 2 testimoni affinché qualcuno potesse e fosse accusato, e attaccati a queste chiacchiere, insomma, spicciole da 4 soldi, di un libro allegorico, di un libro simbolico chiamato Bibbia, ecco, nel loro fanatismo, nel loro puro fanatismo di voler sempre dimostrare di essere precisi nell'intendere le scritture, i passi scritturali, ecco cosa hanno combinato. Hanno combinato un disastro, hanno rovinato la vita di migliaia di persone, di bambini oggi adulti. Sì, questo sì, sono responsabili di questo e devono pagare per questo. Sono stati ormai giudicati dai vari tribunali nel mondo colpevoli di cattiva gestione. Sì, stanno tentando di rimediare in questi ultimi anni, dando nuove disposizioni agli anziani. Sono stati costretti a modificare le disposizioni per le batoste che stanno prendendo, che hanno preso, multe che hanno già pagato e multe che non vogliono pagare. Ci sono molti risarcimenti che si stanno rifiutando di pagare. Questi cialtroni che si ritengono ispirati, si ritengono il popolo di Dio, guidato da Dio, dal loro Dio, dal loro piccolo Dio Geova, e saggissimi, saggi, sono saggi come capre selvatiche puzzolenti, questo è il loro livello di saggezza. Ad ogni modo, ritenevo con molto fastidio dover fare questa precisazione, non ho mai trattato questo argomento in questi termini, ma è giunto il momento, perché comunque
voglio che questo magari possa arrivare non solo ai testimoni di Geova, questo messaggio, ma che possa arrivare anche a tanti ex fuoriusciti che fanno informazione sulle varie piattaforme, gruppi, canali social e quant'altro, di essere onesti nel definire questa associazione, perché non dobbiamo mai passare dalla ragione al torto solo perché mentiamo nel fare certe affermazioni. Non siamo onesti se diciamo che i testimoni di Geova sono pedofili, non siamo neanche onesti se diciamo che i preti sono pedofili, non siamo onesti se diciamo che la società Tor di Guardia protegge i pedofili. No, perché non è esattamente questo, non è mai stato questo il problema, ma è stato ben altro. Certo, serve capacità forse per spiegarsi bene, serve conoscenza della padronanza della questione per esprimersi bene, richiede magari c'è bisogno di un po' di tempo, ma ce la possiamo fare. Prossimo video parlerò di un'altra questione: i testimoni di Geova sono satanisti? Un'altra puttanata che sento dire da diversi fuoriusciti. Al prossimo video, un abbraccio a tutti.